Come vi avevo già detto nello scorso video, a partire da Logroño ho cominciato a camminare in compagnia e ho conosciuto tantissime persone, fra cui tantissimi italiani. Ho conosciuto Mattia, ho conosciuto Vittorio, ho conosciuto Matteo, ho conosciuto Andrea, ho conosciuto un sacco di gente e ho conosciuto anche un ragazzo tedesco incredibile, Leo. E la tappa appunto Logroño-Nocera l'ho camminata insieme a loro. A Nocera siamo stati nell'albergue municipale, che è un albergue a donativo con 90 posti letto, veramente gigantesco ma confortevole, e noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere gli ospitalieri che c'erano durante il mese di maggio, sì, perché era ancora maggio mi sembra, e che erano veramente carini. C'è stata Federica, una ragazza italiana, l'ospitalera, che è stata veramente gentile e ci ha saputo indicare ad esempio il posto dove andare a cenare e mangiare bene, oppure la strada poi da seguire per il giorno successivo. Insomma, è stata veramente veramente gentile, e conoscere queste persone è veramente una delle fortune e delle bellezze del cammino. La tappa successiva, cioè Nocera Grañón, è stata interrotta da una simpatica visita a Santo Domingo della Calzada. Santo Domingo della Calzada è una città che fa parte del Cammino di Santiago, e ad esempio la guida delle Terre di Mezzo, la guida che ho usato io, la segna appunto come tappa. Noi ragazzi abbiamo deciso di tirarla fino alla città successiva, anche perché ne valeva la pena, e dopo vi spiegherò perché. Ma ritornando a parlare di Santo Domingo della Calzada, è molto famosa per una leggenda. Appunto, tre pellegrini che stavano passando, una famiglia di pellegrini, babbo, mamma e figlio, che stavano passando per Santo Domingo della Calzada, decidono di pernottare in una locanda della città. La locanda era gestita da un locandiere e da sua figlia. Sua figlia si invaghisce del ragazzo di questa coppia di pellegrini, insomma gli fa capire i suoi sentimenti, che però il ragazzo non ricambia. La ragazza, così tanto indispettita dall'affronto da parte di questo ragazzo che non ricambiava i suoi sentimenti, se la prende talmente tanto che decide di vendicarsi. E si vendica come? Nascondendo una coppa d'argento all'interno della sua bisaccia. Questo pseudo furto viene scoperto e il ragazzo viene praticamente giustiziato all'istante, viene processato e impiccato il giorno successivo. I genitori, anche se erano così tanto affranti dalla morte del figlio, decidono comunque di andare avanti nel loro pellegrinaggio. Tuttavia, ritornando indietro a casa propria, ripassano dalla città di Santo Domingo della Calzada e in realtà notano che il giovane è ancora vivo, incredibilmente. Quindi vanno dal magistrato e gli dicono che quella lì, il fatto che il giovane era ancora vivo, era in realtà la prova della sua innocenza. Il magistrato si mette a ridere nel frattempo che stava mangiando e ribatte alla coppia di pellegrini che se il giovane era ancora vivo, proprio come erano vivi i polli che stava mangiando proprio in quel momento. Fatto sta che i polli in quel momento magicamente rinsaviscono e iniziano a razzolare, a polleggiare, un nuovo verbo, e questo a conferma del fatto che il giovane era innocente. E proprio in onore di questa leggenda, all'interno della chiesa di Santo Domingo della Calzada vengono conservati due polli che periodicamente vengono ricambiati dagli abitanti locali, e questa qui è una delle pochissime chiese, mi sembra tra le due, è una delle due chiese in cui vengono conservati al suo interno animali vivi. I polli ovviamente non è che vengono lasciati in chiesa liberi di razzolare, ma sono contenuti all'interno di una piccola teca in un terrazzino in alto davanti alla cripta, sostanzialmente, come potete vedere tra pochi secondi. Yeah.
La sera all'Alberghes di Gragnon, all'Alberghes parrocchiale, è stata veramente una bellissima serata, anche perché è stato non soltanto un momento di condivisione con gli altri pellegrini, ma tutta l'allegria del prescena durante la richiesta del pane tradizionale alla panetteria locale, con canti, con balli di vari paesi dell'Italia, della Francia, della Germania, dell'Irlanda, dell'Islanda addirittura. È stato veramente veramente bellissimo e abbiamo potuto vedere la varietà veramente grandiosa delle persone all'interno appunto del cammino. Dopo cena c'è stato un momento ancora più intimo e ancora più bello che non ho potuto filmare perché era vietato, data l'intimità e data l'importanza, in cui tutti quanti i pellegrini o comunque chi voleva partecipare ci siamo riuniti all'interno del coro della chiesa di Gragnon e chi voleva ha condiviso un proprio pensiero, una propria preghiera per tutta quanta la comunità di pellegrini nella propria lingua senza sforzarsi di parlare in inglese o menate varie. E è stato molto suggestivo, anche perché trovarsi nella chiesa fredda, freddissima, tutti completamente al buio, con l'unica luce che era costituita da una candela che ognuno di noi a turno prendeva tra le mani, è stato veramente una cosa che suggestiva, che ha creato un sacco di feelings, un sacco di sentimenti e ci ha fatto sentire parte di una gigantesca famiglia. Mi ricordo una similitudine che faceva Andrea, un ragazzo che ho conosciuto appunto la sera precedente a Nasera, che noi facevamo parte di una corda, che ognuno di noi era un filo di una corda che si intrecciava agli altri, chi andava un pochino più avanti e poi si rincontrava, chi rimaneva un po' più indietro, e però costituiva questo intreccio della corda, e è stata una similitudine che mi è piaciuta veramente tantissimo e penso che davvero sia una delle similitudini più calzanti per il cammino. Il giorno successivo è stato un giorno molto 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 impegnativo, come il giorno ancora dopo, ma questo ve lo faccio vedere ora.
sedere dal gragnolo mi sono un pochino distaccata con gli altri ragazzi, anche perché contavo di fare un diverso chilometraggio e di concedermi meno chilometri il giorno di Burgos praticamente. Avevo contato ad esempio di arrivare a Burgos la mattina abbastanza presto per godermi la città e poi ripartire, ma questa qui è un'altra storia di cui vi parlerò più avanti. Quindi da Gragnon ho deciso di fare diversi chilometri in più e di andare a tappa a Villafranca Montes de Oca, dove fra l'altro ho rincontrato una ragazza del gruppo praticamente. Ho rincontrato Cristina in un alberges veramente bellissimo. Era un alberges privato, si chiamava Alberges San Anton Abad ed era veramente favoloso. C'era la parte di alberges, cioè la parte per i pellegrini, e la parte adibita proprio hotel, ed era veramente veramente bello. Abbiamo mangiato super bene e ne è valsa veramente la pena pernottare lì. È stato veramente fantastico. E il giorno successivo non è iniziato nei migliori modi, anche perché ha cominciato a piovere praticamente quando stavamo salendo per i monti, per San Juan de Ortega, e non ha smesso fino ad arrivare a Atapuerca. Atapuerca è uno dei siti archeologici più grandi d'Europa e sostanzialmente si presenta come una piccola città con un gigantesco centro archeologico a cielo aperto. Io non l'ho visitato anche perché ero abbastanza scazzata dal tempo. E ho deciso di tirarla fino a Cardañuela Río Pico, appunto per distanziarmi di pochi chilometri da Burgos per il giorno successivo. Sta di fatto che io a Cardañuela Río Pico ci sono arrivata tipo verso le 3 ed ero morta, ero starnazzata al suolo, veramente. E ringrazio il cielo che nell'alberges privato presso cui ho pernottato, all'interno della stanza ero praticamente sola, quindi ho potuto fare quello che cavolo mi pareva. Mi sono distesa, ho dormito un sacco, è stato veramente veramente rilassante quella sera. Ho avuto modo di cenare insieme a altre persone, ho conosciuto ad esempio un ragazzo coreano che poi vedrete più avanti, e ho conosciuto un'altra ragazza del Canada. Insomma, diciamo che sul cammino, anche se si cammina da soli, non si è mai soli, e questa è una gran bella cosa. Il giorno successivo sono arrivata a Burgos e sono completamente rimasta di stucco. Mi sono innamorata di Burgos, ma questo ve lo farò vedere domenica prossima. Quindi, se volete ricevere aggiornamenti, iscrivetevi al mio canale. Se vi è piaciuto questo video e ne volete degli altri, mettete mi piace e se vi va, commentate. Vi mando un grosso bacio e a domenica prossima. Ciao!